Era a piedi e forse stava ritornando a casa. Gennaro Esposito, il 53enne, ucciso ieri sera ad Ercolano. L'uomo, pregiudicato vicino al clan camorristico Birra, è stato raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco, a volte alle spalle, esplose dai sicari sul corso Resina, strada principale che collega Ercolano con Torre del Greco. L'agguato è avvenuto di fronte al punto di scommesse sportive Strike, che era aperto a due passi dalla chiesetta del Pilar. Nessuna testimonianza utile è stata fornita ai carabinieri della compagnia di Torre del Greco e della tenenza di Ercolano, che con difficoltà cercano di ricostruire la dinamica dell'agguato. Sul selciato sono stati rinvenuti 6 proiettili calibro 9, alcuni frammenti e un cappello di lana arancione. Momenti di forte tensione si sono avuti quando, tra una folla di un centinaio di persone che si è radunata sul luogo dell'agguato, sono comparsi i parenti della vittima, che hanno inveito contro le forze dell'ordine e urlato per la disperazione. L'omicidio fa ripiombare Ercolano nel terrore di una faida camorristica. In serata il sindaco di Ercolano, Nino Daniele, ha sollecitato magistratura e forze dell'ordine ad accelerare e concentrare gli sforzi per venire definitivamente a capo di questa faida. Ho più volte rivolto sollecitazioni al questore, ha detto Daniele, perché il punto scommesse fosse chiuso. Essendo frequentato da pregiudicati, era evidente che fosse un luogo in cui si potevano raggiungere facilmente obiettivi. Ad Ercolano questo è il secondo omicidio dall'inizio dell'anno. L'8 marzo, in piazza Pugliano, è stato ucciso dai sicari Giorgio Battaglia, 26 anni, vicino a Clan Birra, che da anni contende a colpi di agguati a Clan Ascione e Papale il territorio per il controllo dei traffici illeciti.